Capitolo 17. Alpinismo. Siamo oltre metà della storia, ovviamente, inutile specificarlo, i capitoli sono 26 in totale, per poi passare ad Uncharted 3, però tanto noi siamo qua con il nostro maestro tibetano che parla una lingua tutta sua. Oh, diavolo, non arriveremo mai dall'altra parte. Hai trovato qualcosa? Come? Ho trovato una corda. Rampino. Stai fresco, è praticamente impossibile. Ah, ce l'hai fatta, non male. Certo, lanciamoci di là con questa corda di mio nonno. Bravissimo. Spero tu sappia dove stai andando, amico. Salta. Grotta. Palese la frontiera di Assassin's Creed 3. No, si è buggato. Ah, ok. Doveva passare prima lui, scusa, eh. Scusami, uomo. Non ho capito, ma ok. Mingheta ka. No. Dovrebbe essere la via giusta. Ma non c'è niente qui. Sì. Schaffer non intendeva questo. Ma c'è qualcuno lì a tradurre. Pineggio. No, di là, certo. Quei cosi mordono, sai? Bellissimo proprio il dialogo impossibile tra i due. Non mi dire che lui mette rampino, va di là e poi ci attaccano noi. Di culo proprio, eh? Vabbè, andiamo avanti. Bellissimo perché io ho voluto fare Uncharted in estate, perché con tutto questo sole, boschi, Borneo, cose varie, mi pareva una serie estiva, no? Beh, io catalogo i giochi estivi invernali, sono un pazzo, lo so. Ehi, perché tanta fretta? Mi pareva veramente un gioco estivo. Come per esempio lo è Watch Dogs 2. Sono scarponi da neve, non da corsa. E nonostante tutto, ragazzi, ci ritroviamo qua sulla neve. Bellissimo. Fantastico. Ma la pistola non ce l'ha? Benissimo. Cosa hai trovato? Non ti fermare sul ghiaccio così che si spacca. La pietra centamani. Deve essere stato un uomo di Schaffer. Madonna. Madonna. Lo andiamo? Potevamo essere di là, sei un gnucco. Ecco cosa sei. È casa tua, guidami te, eh. Aspetti che trovi una soluzione, ma... Che soluzione ti devo trovare? Di qui va di là. Bello, ma... Che famo?
Famo così, trovato. Tenzin, dai. Ok, ti spingo io. Mogo, mie kiranya ka. Cosa? Yaya, painda. Già, ancora non parlo. Prima io, eh? Strano. Ok, tutto molto bello, ma adesso? Là. Dovrei andare sotto, ok. Oh, ho solo paura. Ok. Corde. E su. Scavalca. Ok. Adesso? Dove vado? Quello potrebbe essere un appiglio, però. Io non mi fiderei più di tanto. Raga, perché quello c'ha la forma di appiglio, però? Che cazzo? Boh, non so. Forse laggiù? Ok, qua c'ha molto più senso. Bene. Ok, si scavalca di nuovo. Ok, qua la meccanica non è che sia stata d'aiuto. E qui, amico mio, che famo? C'è tipo una cordicella da prendere. Boh, chiedo, eh. Che perché saltare non è consigliato? No, aspetta, c'è una cordicella qua però. Dai, ti prendo io. Cosa? Preso. Ah, eccoci. Mi devi una birra. Tu dici. Ho detto, potevo prenderla anch'io, ma vabbè. Diciamo che è un popolino alto. La famosa corda di mio nonno. Te pareva? Favore restituito. Ok, siamo pari. Che c'è, Maso? Ma è? E c'è un ma è? Capisco mezza parola. Poi siamo in Nepal, parla tibetano? Vabbè. Che diavolo era? Miyako, Maso. Che diavolo era? Era un lupo, fra. Vedete se non ci saranno scontri con lupi. Prima di subito, tipo. Lui è saltato perché è un boss. Dice Nala. Cosa è successo? Cos'è? Qui, cos'è successo? No, come? Che già disse, dai. Diciamo che se lo chiede a lui non è che. Sì, forza. Tu posso ottenere risposte molto dettagliate. Ok, presumo di qua. Sì. Per tornare di qua. Ok. Tutto molto cool, però non mi convince. Forse
Qui? Yes. Dai, portatemi fuori da sto incubo. Ok, tu resta qui. Qui. Saggia della tunda, essere. Forse ha capito. Ok, ancora capitolo 17. Ma devo scendere. Ok. Siamo in una specie di free roam qua. Però da qualche parte bisogna andare. Preso. Preso cosa? C'è qualcosa qui? Sì. Bene. Proprio quando si è passato te, eh? Però ho visto un altro ingresso, forse. Ah no, siamo passati e siamo chiusi dentro. Bene. Confortante la cosa. Pensavo l'avesse tenuto imprigionato fuori, non dentro. Ok, molto bello. Adesso? Qua. No. Raga, quando tende la mano 99 volte su 100 è buono. Tranquilli. Oh, tesorino. Dovrei riuscire a andare lì sotto e a salire quella scaletta lì, che però non è qui. Non è che devo rifare tutto da capo? No, eh. E invece sì, ovvio. Lo so, ragazzi, la mia poca fiducia nell'umanità mi porta piuttosto a ripetere le cose piuttosto che morire. L'ho detto piuttosto due volte, ma ci siamo capiti. Ok, posso scendere, vero? Ok, vabbè, bastava scendere, sti cazzi. Hey, Schaffer dice ciao. Speriamo che sia carica. Pistolina. No. Qua c'è un cadavere, manco se ne è accorto. In realtà manco io me ne ero accorto, però ok. Sto veramente sprecando proiettili per nulla. Fantastico. E sono una morsa senza via d'uscita. Ah! Però raga, veramente l'unico modo è sparare. Appunto. Cos'è? No! Cos'è quella bestia lì? Capito.
Ok, l'ho schivato. Spara lì. Oh merda. Ha ricaricato? Ho capito, ma io se rotolo dall'altra parte. E muori. No, 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 no. Ah, è vivo! Ecco chi aveva sgozzato tutti. I lupi. Dammi la pistola almeno. Se ne va. Ok, bene così. Che diavolo era quello? Vedo? Grazie. C'è tanto casino per nulla proprio. Dove eravamo rimasti? Qua. C'è la scaletta qui. Vieni, ti spingo su io. Però quello l'ha capito, eh. E ora come ci arrivo lassù? Forse la scaletta fuori? Esatto. Ah. Una cassa. Nel mezzo del niente c'era una cassa, ok. No, la scaletta qua serve per altro, ok. Pistolon. Pistolon. Si sono caduti come mosche. Ok, era lo Yeti. Eh sì. Zoro, ma sono venuto qua solo per quello, ovvio. Che ti aspettavi? Che famo? Si è ripiantato lì da solo, è spanato, perfetto. C'è una cassa lassù. Che potrebbe servire a qualcosa. Però a quel qualcosa va dato un senso. Perché noi siamo arrivati da là. E qua non è il caso di tuffarsi però. Oh cazzo. Tu non darmi una mano, tranquillo. Stai lì. Pacifico, beato. Tranquillissimo. Ah, perché c'è una casa lassù e l'unico modo forse è questo. Ok. Vado io però. Vai. Dritto. Perfetto, pulito, liscio, plasato sicuro. Di qua. A posto, ciao. Porteranno da qualche parte. Sì, a un burrone sicuro. No, scherzo. Al capitolo 18, cuore di ghiaccio. Potrebbe essere il nome di un gelato, ragazzi. Tipo della San Montana.